Bella raga, bentornati il vostro Mister Lollo qui sul Football Manager Club con la leggendaria Lazio. Arriviamo da un momento un pochino di crisi con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite che vi ho fatto vedere purtroppo nello scorso video. Adesso ho fatto io delle amichevoli, siamo andati un pochino avanti, vi faccio vedere il calendario adesso tutto nel dettaglio e anche un pochino il calciomercato, qualcosina per il futuro, qualcosa per il presente. Ora vi faccio vedere tutto, poi giocheremo. Adesso, subito il 13 gennaio, in casa col Bologna, la partita di Coppa Italia, il primo turno. Poi in casa col Chievo, il 20 gennaio, la prima di ritorno del campionato. E poi la trasferta a Sassuolo. Gare insidiose, ma che dobbiamo fare nostra a tutti i costi perché ora siamo sesti in classifica. Dobbiamo recuperare, dobbiamo avvicinarci nuovamente alla zona Champions League, è fondamentale. Adesso siamo in Europa League, non va bene, voglio ancora di più da questa Lazio. E quindi sto tentando di prendere anche una punta in più insieme a Silvio Piola, vediamo. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio, infatti, i trasferimenti, cosa sto facendo. Allora, prima cosa, per la prossima stagione, anzi, scusate, alla fine della stagione successiva, per 1 milione di euro, guardate che ho preso. Questo è stato voluto soprattutto dal mio direttore sportivo Nello Governato, che è fortissimo. Ho preso James Rodriguez, giocatore del Real Madrid. Guardate che spettacolo! Ora sta ovviamente alla squadra dalla. Aspettate un attimo, l'ho preso in Colombia dal Envigado, ecco qua la squadra, abbastanza sconosciuta, però è nato lì lui, il colombiano, 16enne, guardate, arriverà però il 12 luglio 2020, 1 milione di euro, grande trasferimento per il futuro. E poi cosa sto tentando di fare? E voglio riportare come mito della Lazio Marcelo Salas, ve lo ricordate anche ex Inter, però purtroppo oltre a noi ha fatto l'offerta, vi faccio vedere anche purtroppo il Real Madrid, quindi potrebbe sinceramente andare al Real Madrid Marcelito Salas. Vediamo, vedete il massimo è 14 milioni di euro, subito 4,5, i soldi ce l'abbiamo, quindi speriamo in lui. Altrimenti ho anche qualche altra alternativa molto interessante in avanti, perché poi vorrò dare, vi dico subito, il nostro carissimo Boxic in prestito, perché è quello forse meno adatto ancora al momento alla Serie A, questa Serie A. Ora partita col Bologna, ragazzi. Anzi, no, prima scusate, vi faccio vedere cosa è successo nelle amichevoli. Calendario: ho giocato due amichevoli contro il Chievo in trasferta, abbiamo vinto 4-1, e col Memmingen in Germania abbiamo vinto 3-1. Molto bene, per il morale va benissimo. Ora giochiamo, come detto, la partita col Bologna in Coppa Italia. Forza Lazio, dai! Anteprima di Lazio-Bologna, Coppa Italia, primo turno, come detto, siamo leggermente favoriti con questo Bologna dei miti e delle leggende, che è molto forte, adesso lo vedrete. Condizione recente ok per entrambi, ma noi, come detto, arriviamo da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, loro una sconfitta nell'ultima gara. E il precedente abbiamo vinto noi contro il Bologna, e l'allenatore è Herman Felsner, un mito del Bologna. Punto di forza, l'eccentricità, i portieri della squadra non sono affatto eccentrici. Potenziali punti deboli, il capocannoniere Angelo Schiavio è il giocatore che ha segnato di più, ma con le sue sole 4 reti segnate si classifica al massimo in 43esima posizione nella competizione. Inizio ore 15, Olimpico di Roma. Pochissimi biglietti venduti il primo turno in Coppa Italia, come nella realtà 13.300 biglietti su una capacità di 68.500. Terreno di gioco in ottime condizioni, ventilato 12 gradi. L'arbitro è Bruno Colledani, nessuna gara diretta quest'anno. Non conosco quest'arbitro. Comunque, formazione, faccio vedere quella scelta da me, la migliore. A mio avviso, l'unico indisponibile è Giorgio Chinaia, starà fuori per 3 settimane, come vedete, si è infortunato proprio qualche giorno fa. Quindi, formazione scelta da me 4-3-3, scusate, ormai sono abituato al 4-3-3 con le altre carriere, 4-2-3-1 col trequartista, ecco qua con Marchegiani in porta, Panca Onesta, Wilson, Martini in difesa, Recepconi Verona, la coppia di centrocampo, oggi Puccinelli al posto di Bredesen sulla destra, Anibal Ciocca rientra dall'infortunio. Lui trequartista centrale, Pavel Nedved a sinistra e Silvietto Piola, unica punta. Ora formazione Bologna. I rossoblù bolognesi si schierano con un 4-1-2-1-2, come vedete, con Gianni in porta, Monzeio, Janik, Tumburus, Gasperi in difesa. Fogli mediano davanti alla difesa con Pilmark e Bulgarelli a centrocampo. Haller, trequartista centrale dietro a Cappello e Schiavio. Veramente forte sto Bologna. Spogliatoio para la squadra. Energico. Entrate in campo e riprendete da dove avete finito l'ultima partita, ovvero le amichevoli. E sono motivati, bene così, difesa e energico. Penso possiate dare molto di più, credo, nella vostra capacità di dimostrarlo. Stessa cosa al centrocampo, stessa cosa
al nostro Silvietto Piola. Sono motivati molto bene, entriamo in campo, otteniamo la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, fondamentale per la nostra Lazio, per far vincere qualcosa, magari la Coppa Italia alla Lazio, dai! Punizione per loro, 23esimo minuto, Cappello, gran botta, marcheggiare in due tempi, arriva Bulgarelli, gran parata! Angolo Juan Sebastian Verón, a giro, colpo di testa, c'è il gol! C'è il gol di Silvietto Piola! Batte e ribatte, segna lui al 40esimo, 1-0 Lazio, col Bologna, calcio d'angolo, fortunoso per noi, meglio così, guardate Verón, gran calcio d'angolo, colpo di testa di Piola, ha deviato questo colpo di testa da un difensore, 1-0. Finisce un buon primo tempo, amici, in vantaggio col Bologna, col gol di Silvio Piola, sempre lui ragazzi al 41esimo. Guardate le statistiche, 7-3 tiri, 3-2 per noi nello specchio della porta, leggero possesso palla però stavolta del Bologna, 53%, spogliatoio, ovviamente cosa gli dico, lo sapete già, energico. Dobbiamo evitare di rilassarci, non pensate che il lavoro sia finito. Tutti più concentrati, non dico altro, finiamo qui il discorso della squadra. Vedo un Hannibal Ciocca ammonito così così e anche 77%, credo che lo tolgo adesso, se è 60, è ritornato dall'infortunio e al suo posto mettiamo Enrique Flamini. 62 minuti di gioco ragazzi, Rececconi male, 6,50, esce lui pure se Verona sta al 76%, non mi interessa, esce Rececconi, entra Matias Almeida. Punizione per noi, 73 minuti, Pavel Nedved, la botta, ribattuto, Piola, Piola, fuori gioco. Ultima sostituzione, 84esimo minuto, ho messo difensiva adesso, facciamo uscire, Flamini sta giocando male, è entrato, sta giocando male, vedo però pure un Verona al 70%, molto stanco, esce lui a sto punto ed entra Aaron Winter. Attenzione, 86, angolo per loro, colpo di testa e c'è il gol di Monzegno, incredibile. 86 minuti, incredibile, pareggio Bologna. 86 minuti, Monzegno va a segnare il gol, guardatelo, all'era è entrato, Monzegno di testa, segna l'1-1. Finisce la partita, ma non tutta quanta, perché adesso ci saranno i supplementari, 1-1 col Bologna, incredibile. Ci siamo fatti fregare da Monzegno all'87esimo, guardate le statistiche al momento, 12-11 tiri, 6-5 nello specchio della porta, 51% possesso palla, spogliatoio, parla la squadra, è energico. E che gli dico ragazzi? È andata male tutto qua, ok, sono motivati, adesso motiviamoli di più, energico, potete dare molto di più, credo che siate all'altezza di farlo, ok, qualcuno è motivato, stessa cosa al centrocampo, stessa cosa in avanti, speriamo bene, ho fatto le tre sostituzioni, non so se me ne fa fare un'altra ragazzi, tattiche, provo a fare un'altra sostituzione, ma non so se me la fa fare, faccio uscire Puccinelli e metto il nostro Bredes, ma non credo che ce la fa fare la quarta. Ci provo, e invece ce la fa fare la quarta sostituzione, entra Bredesen al posto di Puccio Puccinelli, bene così, cominciamo i supplementari, dai. Andiamo noi, Flamini, Winter, Flamini sta giocando male purtroppo, Flamini però allarga bene stavolta per Peppe Pancaro, sotto la pioggia, Pancaro in mezzo, Piola, sfiora il gol del vantaggio. Finisce il primo tempo supplementare, come sempre le statistiche a favore nostro, 16-15 tiri, 6-7 però per loro nello specchio della porta. Possesso palla raggiunto noi 52%, ora vediamo un po' ragazzi, secondo tempo supplementare, se no ci saranno i rigori, mamma mia. Fallo laterale Peppe Pancaro, batte molto lungo per Silvio Piola anticipato, ancora poi Almeida, vanno a vuoto, Pancaro sul secondo palo, Nedved, Nedved! 2-1, non avete stagione, assist di Peppe Pancaro, è il gol! E non mi frega, rimetto difensiva, non me ne frega niente. Dobbiamo difenderci adesso, Pancaro, batte il fallo laterale, riguardiamo, Piola, anticipato, qui sbagliano loro il colpo di testa, Almeida, ancora per Pancaro, gran cross sul secondo palo, e Nedved non sbaglia da là, 2-1. Bredesen, 120esimo, calcio d'angolo, esce molto bene Gianni, il loro portiere, siamo 2-1, dovrebbe fischiare, ma è 30 secondi soli, non lo facciamo battere, bravo, diamogli fastidio, soprattutto lancio lungo, Peppe Pancaro, anticipato, attenzione ad Aller, Almeida, grande qui. Ruba il pallone per Bredesen, va per Bredesen, va via, va via, va via il norvegese, Bredesen, non lo prendono, Bredesen in mezzo, via la palla, spazzata da loro, mancano 10 secondi ragazzi, dai che passiamo il turno ai supplementari, sarà molto stanca per la prossima partita da Lazio, ma non ci interessa, 121esimo Martini, dentro per Almeida, di testa per Nedved, tiro cross, Gianni blocca e fischia per favore, fischia arbitro, sempre 2-1, Gianni ha lì la palla. Cosa succede? Perché non fischi forse adesso? Sì! Grande vittoria supplementari, grande Lazio, grande cuore e coraggio. Ci riprendiamo dopo un periodo così così
Molto bene Lazio, sono contento, un Bologna molto forte, l'abbiamo battuto in Coppa Italia, sono contento. Guardate le statistiche, 18-17 tiri, 7-7 nello specchio della porta. Se l'è giocata il Bologna, pareggio era meritato. 52% possesso palla, bene anche i passaggi, 81%, bene i contrasti vinti, bene i colpi di testa, ma benissimo per me Nedved e Pancaro con quell'assist 7.7, bene Piola col gol. Così così Flamini, i miei trequartisti hanno giocato male, bene la difesa, ha giocato anche male, secondo me, il nostro Annibal Ciocca e Ricecconi, però loro bene Haller. Helmut Haller, un gol per loro, e migliore in campo in assoluto col gol, scusate, ha fatto un assist Haller, il gol di Eraldo Monzegno, molto bello, aveva pareggiato, però noi andiamo avanti al prossimo turno di Coppa Italia, ma adesso testa nuovamente al campionato in casa col Chievo, dai Amici cari, prima della partita col Chievo vi faccio vedere un pochino il calciomercato perché entra nel vivo effettivamente. Allora, Marcelo Salas, ragazzi, ha accettato, come voleva si dimostrare, il Real Madrid. Vabbè, si poteva anche, ci si poteva aspettare questa cosa, e purtroppo Marcelo Salas ha accettato loro, non è voluto venire alla Lazio, dove ha fatto tantissime cose. Mi ricordo addirittura ero lì dal vivo, il gol in Supercoppa Europea contro il Manchester United, l'1-0 che ci fece vincere quella coppa. Ragazzi, stiamo parlando del 99, 98-99. Questa è una piccola parentesi che volevo farvi. Comunque sia, adesso sto tentando di prendere questo 23enne dall'Orgrite, Agne Simonsson. Ragazzi, guardate quanto è forte sto svedese. Finalizzazione 18. Ragazzi, la freddezza può migliorare 10, ma benissimo anche impegno, intuito, senza palla, tecnica, colpi di testa, controllo. Guardate, aggressività, tutti 17, 18, 19 senza palla. Questo è proprio forte sto svedese. Potrebbe stare a livelli di Silvio Piola, non lo so, però sta appena sotto Silvio Piola. Stiamo pagando 14.750.000 euro, 4,5 subito, meno male come Salas, stessa cifra. Quindi sono molto contento, speriamo che riusciamo a prenderci almeno questo Agne Simonsson, attaccante che pressa da quello che vedo. Inoltre vado in rosa, vi faccio vedere, guardate che è arrivato, volevo un terzino destro, sapete che negro non mi piaceva molto, ho preso Philipp Lahm in prestito dal Bayern Monaco. Guardate quanto è forte Philipp. Forse non ve l'avevo ancora detto, non mi ricordo bene, comunque sia, guardate, 16 contrasti, bene passaggi, benissimo decisioni, determinazione, freddezza, gioco di squadra, intuito, integrità fisica, resistenza, agilità, carisma, insomma tutto, 17, 18, 19, 16, insomma, grande giocatore Philipp Lahm, lui subito titolare. Ora andiamo immediatamente a vederci Lazio-Chievo. Anteprima di Lazio-Chievo, amici, ma prima di vedere tutte quante le statistiche come al solito, vi dico che il turno successivo di Coppa Italia, visto che abbiamo vinto col Bologna 2-1, l'avete vista, bellissima vittoria ai supplementari, la giocheremo a Napoli contro il Napoli, quarti di finale, molto intensa e difficile sarà quella partita, ma speriamo bene, insomma. Adesso Lazio-Chievo, pronostici sicuramente nettamente favoriti, noi con 1,33 come vedete, posizione in classifica, vabbè la sapete, noi sesti, loro ventesimi, sono ultimi in classifica, condizione recente altalenante, loro mediocre, arrivano da 4 sconfitte consecutive. La Lazio contro il Chievo ha fatto 2 partite e le ha vinte tutte e 2. Il loro allenatore Domenico Di Carlo, punto di forza la creatività, 7 su un totale di 17 assist nelle ultime 20 gare sono arrivati dal lato destro del campo. Potenziali punti deboli è la difesa, Nicolas Frey è utile sulla fascia difensiva destra, ma la squadra può essere migliorata. Vabbè, sono abbastanza scarsetti. Inizio del 18 all'Olimpico di Roma, 28.400 biglietti, pochi su un totale di 68.005. Terreno di gioco in ottime condizioni, 9 gradi, sereno, l'arbitro è Giampaolo Calvarese, 7 gare dirette, 1 espulsione, 17 ammonizioni, bello severo Calvarese, lo conosciamo. Hanno giocato già tutti ragazzi, quasi tutti, come vedete il Torino ha vinto la sua partita, sta a 49 punti, ma si sono fermate Sampdoria e Genoa che stanno a 37, vince la Fiorentina a 39, se noi vinciamo col Chievo torniamo un'altra volta quarti in classifica, zona Champions League, molto importante. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile, ma Torino e Juventus sono imprendibili. La terza posizione, cioè, potremmo lottare per quella, spero anche per qualcosa in più. Dai Lazio, ora vediamo subito la formazione. Faccio vedere, ecco qui il mio 4-2-3-1 ragazzi, con Marchegiani in porta subito, Philipp Lahm sulla destra come terzino fluidificante, Nesta, Wilson i due centrali con Martini a sinistra, Ricecconi, Verona a centrocampo, Bredesen torna sulla fascia destra, Annibal Ciocca ancora trequartista centrale, Nedved a sinistra, Piola unica punta. Ora formazione del Chievo Verona. Chievo con un 4-4-2 come vedete, con due mediani, con Sorrentino in porta, De Paoli, Bani, Barba, Gaiolo in difesa, Rigoni, Perrotta,
a centrocampo i due mediani, Castro a sinistra, Faragò a destra, Inglese e Pellissier le due punte. In amichevole, non ve l'ho fatta vedere, ovviamente l'ho fatta io, ve l'ho già detto, spiegato prima, abbiamo vinto 4-1 lì a Verona, quindi insomma possiamo essere abbastanza favoriti. Energico, vado sulle classifiche di rendimento che vedono il Chievo al posto numero 17 e noi al nono, dimostriamo loro il perché motivati solamente i marchigiani e Lamma. Difesa, energico, credo in voi, andate fuori, fate vedere il vostro valore, bene. Centrocampo, stessa cosa, tutti felici, stessa cosa in avanti, bene il nostro carissimo Silvietto Piola. Finiamo il discorso la squadra, imposto di restrizioni avversarie, scendiamo in campo all'Olimpico per ottenere tre punti fondamentali, dai Lazio. Subito in avanti ragazzi con Piola, gran colpo di testa, settimo minuto, poi Castro, rivanno loro, in avanti, Nesta, Wilson, ho messo positiva ragazzi, subito positiva, poi Anibal Ciocca, tocco per Bredesen, va il norvegese, Bredesen va via, gran sinistro, che gol ha fatto Bredesen, quarta rete stagione, assist di Ciocca, grandissimo gol Lazio, va bene, possiamo anche lasciare positiva, va bene così, Ciocca, Bredesen, guardate che ha fatto, si è centrato col sinistro, un tiro da fuori area stupendo, imprendibile, 1-0. 37 minuti, non è più successo nulla, almeno Football Manager non ci ha fatto vedere nulla, ma tante azioni sono state da Lazio, intanto Inglese va via però, Inglese, attenzione, tocco per Pellissier, che occasione, che gol! Assurdo, pareggio Chievo, Sergio Pellissier, quarta rete stagione, ma che errore hanno fatto! Al 37esimo la mia difesa, riguardiamolo, abbastanza assurda sta cosa. Guardate il pallone, lunghissimo, Inglese, stoppa, va via alla nostra difesa. In mezzo per Pellissier, gran destro, qui Marchegiani, così così, 1-1. Fallo laterale va proprio Philipp Lahm, batte molto lungo per Bredesen, anticipa di Rececconi, va Luciano, tocco per Wilson, deve allargare Rececconi, ancora per Pino Wilson, tocco per Juan Sebastian Golla, a Verona, Wilson, Ciocca, bene per Nedved, giochiamo bene, Nedved, si accentra, il destro, il gran golla! 2-1 immediato, Pavel Nedved, decima rete stagione! Assist ancora di Anibal Ciocca, ma grande azione di Pavel Nedved, un gran destro. Anche col destro è fortissimo in questo gioco. Lui è un sinistro puro, comunque sia Ciocca, guardate, Nedved va via benissimo. Li salta come birilli, poi un destro micidiale, Sorrentino non può nulla. 2-1. Finisce un bel primo tempo della nostra Lazio, meritatissimo il vantaggio 2-1 di misura, ma dovevamo stare 2-3-0 secondo me. Comunque sia, Bredesen all'ottavo, per loro Pellissier al 37esimo, Nedved al 46esimo, guardate le statistiche, 18-2 tiri, 9-2 nello specchio della porta, 60% possesso palla, solo noi in campo, ho rimesso equilibrata, spogliatoio, parla la squadra, è energico. Gli dico basta, va bene che state vincendo, potrebbe bastare un'inezia perché la stessa prestazione ci porta a un risultato diverso. Sfiduciato Bredesen, vabbè stai calmo, difesa, energico, facciamo, penso possiate migliorare, credo in voi, bene, sono contenti, stessa cosa, bene, adesso è felice Bredesen per il centrocampo, attacco, stessa identica cosa, molto bene, finiamo il discorso alla squadra, squadra che c'è, andiamo adesso al secondo tempo, stanno giocando tutti abbastanza bene, dai, prima sostituzione, io ragazzi farei uscire, diciamo, Luciano Rececconi 6-70, non mi sta piacendo, esce lui ed entra al suo posto Matias Almeida, al posto di Luciano Rececconi. Gagliolo, entra adesso sui fianchini. Io lo lancio lungo di Gagliolo, di testa arriva Wilson per Ciocca. Veron, Anibal Ciocca. Dietro per Matias Almeida, bene per Anibal Ciocca. Destro per Philipp Lahm, va il tedesco, tocco per Bredesen. Ancora per Lahm, 1-2, bellissimo il cross, secondo palo, arriva Nedved, alto! 79 minuti, altre sostituzioni, esce un Silvio Piola che oggi non mi è piaciuto, anzi no ragazzi, fermi un attimo. No, non Silvio Piola, esce Veron per la stanchezza, 6-90 e faccio entrare Aaron Winter in mezzo al campo. E poi voglio far uscire Nesta, 75%, 6-70, non mi sta piacendo, entra Riccardo Carvacio al suo posto. Gagliolo, va il Chievo, per Chine, attenzione a questo Chievo, va Chine, lancio dall'altra parte per Faragò, Faragò, ottimo per Chine, attenzione, Chine in mezzo, Inglese, palo, poi Wilson spazza, Rigoni, Perrotta, tocco per Gagliolo, attenti, e finisce, grande vittoria Lazio, 2-1 ancora, di misura, bella vittoria, tre punti fondamentali,
Beh, meritatissima sta vittoria, ragazzi. Guardate le statistiche: 29 a 3 i tiri, 13 a 2 nello specchio della porta, 61% possesso palla, benissimo anche i passaggi, 85%, bene i contrasti, 87%, bene colpiti di testa, 60%. Migliore in campo in assoluto per Brede Senna, 8.2 col gol, 2 assist per Hannibal Ciocca, 7.6, bello anche il gol di Nedved, 7.9, bene Lamma, prima partita all'esordio stupenda, bene Gigi Martini, quindi sulle fasce molto bene. Mi è piaciuta la squadra, sono contento loro, bene Pellissi col gol, 8.2, bene Inglese con l'assist. Lazio che torna, come detto, quarta in classifica, 38 punti, molto bene, siamo in zona Champions, stiamo lottando per un posto europeo che è molto importante dopo 20 gare. Ora andiamo in terra romagnola, dal Sassuolo, ragazzi, dai! Siamo davanti all'anteprima di Sassuolo-Lazio, amici, fomentatissimi, secondo Planet Football siamo nettamente favoriti. Vi ricordo Sassuolo penultimo in classifica, noi quarti, condizione recente, ok, arriviamo da due belle vittorie consecutive per 2-1 contro Bologna in Coppa Italia e contro il Chievo, l'avete vista nell'ultima, loro pessima, 4 sconfitte e un pareggio, negli incontri precedenti però abbiamo pareggiato col Sassuolo. Il loro allenatore da pochissimo è Simoncino Inzaghi, punto di forza, creatività, 5 su un totale di 11 assist nelle ultime 16 gare, sono arrivate dal lato destro del campo, quindi attenzione, ci sarà Favalli in campo. Potenziali punti deboli, il capocannoniere Enrico Brignole è il giocatore che ha segnato di più, ma con sole 3 reti segnate si classifica al massimo in 61esima posizione nella competizione. Formazione partita, inizio ore 15, Mapei Stadium, Reggio Emilia, 9.000 biglietti su un totale di 21.500 venduti, pochi. Terreno di gioco in ottime condizioni, piovigginoso, 4 gradi, l'arbitro è Fabio Maresca, 10 gare dirette in questa stagione, nessuna espulsione, 36 ammonizioni, hanno giocato già parecchie formazioni tra cui... Importantissimo per noi, chi ci sta dietro, Sampdoria e Genova si sono fermati, hanno perso entrambi e sono rimasti a 38 a 37. Lazio che sta a 38, se vinciamo col Sassuolo andiamo a 41, purtroppo la Fiorentina ha vinto e sta a 42, come vedete, non la possiamo ancora recuperare. Torino che ha vinto sta a 52, Juventus se vince va a 52, insomma Torino e Juventus stanno facendo un campionato a parte. Noi lottiamo per la Champions League quest'anno. Formazione, subito grandi novità, allora vi spiego. Fra 3 giorni, mercoledì, ci sarà il quarto di finale a Napoli della Coppa Italia, per me importantissimo, quindi grande turnover in campo. Ed è arrivato, indovinate un pochino, finalmente lui, Simonsson, l'attaccante che cercavo, Agne Simonsson, 23 anni, guardate quanto è forte, ve lo faccio rivedere, finalizzazione 18, freddezza 10, ma può migliorare, bene gioco di squadra, impegno intuito, senza palla è fortissimo, 19, aggressività 17, colpo di testa 16, 16 tecnica, 15 tiri da lontano, insomma... Sta quasi a livelli del nostro Silvietto Piola. Sono molto contento dell'acquisto. Quindi Boxic e Negro, visto che non riusciamo a darli via in prestito a nessuno, li ho messi nell'Under 20. Piccola annotazione. Allora, poi vi dico che cosa è successo. Un po' di infortunati. Chinaia sta per recuperare 4 giorni, lo sapevate. Aaron Winter si è ammalato, gli mancano un paio di giorni e poi rientra. Volevo mettere lui al centrocampo, quindi metteremo D'Amico. E Marchegiani uguale ha avuto un virus e sta fermo 9 giorni, quindi giocherà Peruzzi con Andanovic in panchina. Peruzzi in porta, quindi 4-2-3-1 come al solito, Pancaro, Carvaccio, Wilson, Favalli, turnover come vedete anche in difesa, Rececconi, D'Amico a centrocampo, Bredesen a destra, Flamini, trequartista centrale, Signori a sinistra, attaccante esterno, Simonsson, unica punta, speriamo bene, ora formazione Sassuolo. Sassuolo che si schiera con un 3-5-1-1, direi in questo modo, col mediano, Consigli in porta con Lemos, Acerbi, Ferrari 3 di difesa, Sernicola a destra, Ferraresi a sinistra, Magnanelli mediano davanti alla difesa con Sensi e Bourigeaud, i due centrocampisti centrali, Brignola trequartista dietro a Sanabria, insomma battibile con le nostre grandissime... punte che abbiamo, insomma è veramente battibile questa squadra. Parla la squadra, energico, direi aspettate un attimo, fatemi pensare, siamo i favoriti per una ragione, andiamo fuori e non lasciamo che ci siano dubbi sul perché, oggi proprio così fomentato in maniera incredibile, Wilson e Favalli acquisiscono fiducia, difesa, energico, dico sempre credo in voi, andate fuori e fate vedere il vostro valore, bene. Si è motivato qualcun altro, a centrocampo si motivano Flamini e Signori, e avanti devo motivare il nostro neo arrivato, anche se è una forma al 62% non perfetta, ma ci sarà lui, la nostra, il nostro puntero, ragazzi. Ora in campo a Sassuolo, dai! Fallo laterale Pancaro, 17 minuti, lancio dentro, c'è Simonsson anticipato per Rececconi, Luciano... Luciano allarga bene per Riga Flamini, buono lo stop, vediamo un po' se va al cross, bello il cross, Ferrari...
Ancora ricecconi, largo per Pancaro, stiamo attaccando bene. Pancaro in mezzo, colpo di testa di Simonsen fuori. Angolo per noi va per Bredesen, il norvegese in mezzo, anticipata Cerbi, ricecconi. Va Lucio, Luciano, Simonsen. Simonsen in mezzo, Flamini! Fa anche assist questo Simonsen. Sì, Agne Simonsen, assist per Enrico Flamini, sesta rete stagione, bel colpo di testa, 27 minuti, 1-0 Lazio. Importante questo gol, ricecconi. Simonsen si gira col sinistro, guardate, bel pennello, un cross perfetto, Flamini segna 1-0. 41esimo, Favalli batte la punizione per Bredesen, va il norvegese, la botta, che gol! Mamma mia, Consigli non trattiene la botta, fondamentale, fenomenale, quinta rete stagione per Bredesen, 41esimo minuto, 2-0, riguardiamo, grande, punizione di Favalli, Bredesen lasciato solo, va al tiro dal limite, guardate che destro, imprendibile per Consigli, 2-0. E recuperiamo palla subito con Peppe Pancaro, diciamo una Lazio di riserve che sta giocando benissimo, Enrico Flamini, Bredesen, va per Bredesen, largo per Vincenzo D'Amico, D'Amico, la prova per Signori, palo, è incredibile. Finisce veramente un gran bel primo tempo della nostra leggendaria Lazio, 2-0 sul Sassuolo, Flamini e Bredesen i gol, guardate le statistiche, 12-2 e 5-0 nello specchio della porta, i tiri, 68% possesso palla, solo noi in campo, spogliatoio però, come sempre diciamo, parla la squadra, è energico, va bene che state vincendo, vincendo tuttavia può bastare un'inerzia perché la stessa prestazione ci porti a un risultato diverso. Tutti concentrati, finiamo il discorso della squadra, stanno giocando tutti benissimo, quindi secondo tempo. Punizione per noi, va Beppe Signori in mezzo, Carvaggio, e il pallone entra! Il gol dato a chi? Un autogol? Sì, un autogol di Enrico Brignola, l'avevo visto infatti. Sul colpo di testa di Riccardo Carvaggio, 3-0 Lazio al 57esimo, gran punizione di Beppe Signori. Lasciato solo Carvaggio, si libera benissimo, colpo di testa, guardate Brignola che errore, 3-0. Amici cari, io adesso faccio riposare qualcuno che mi interessa per la partita col Napoli. Visto che siamo sul 3-0, faccio riposare sicuramente per Bredesen e Luciano Rececconi. Quindi entra Matias Almeida al posto di Luciano Rececconi ed esce per Bredesen, entra il nostro Puccio Puccinelli. Giuseppe Favalli prende il pallone per Wilson, appoggia lungo, lancio lungo per Simonsen, Acerbi di testa ancora, vanno loro Signori in mezzo, arriva Puccinelli, palo esterno. Sostituzione amici cari, vorrei far uscire il nostro Agne Simonsen e metto al suo posto il grandissimo Silvietto Piola. Eh sì, facciamo questa. Quasi 93esimo, Carvaggio per Puccinelli, Valpuccio, avanza, grande accelerazione, lancio lungo sulla sinistra per Signori, dovrebbe finire qua però, finisce 3-0 Lazio, grande vittoria. Oggi bella, bel video, 3 vittorie su 3, sono contento, ve l'ho fatta vedere molto bene sta Lazio, ho giocato perfettamente, guardate le statistiche, 24-8 i tiri, 7-2 nello specchio della porta, 66% il possesso palla, è tantissimo, un'esagerazione, passaggi completati 86%, bene i contrasti 93%, colpi di testa abbastanza bene come al solito. Guardate la difesa, ha giocato perfettamente con Pancaro, Carvaggio, 8-1, 8-4, 8-3 Favalli con l'assist, bene Flamini col gol 7.8, bene D'Amico, finalmente, risponde bene questa nostra mezzala, sono contento, bene anche Bredesen, è stato assolutamente lui il migliore in campo in assoluto con 8-4 col gol, bene anche Simonsen con l'assist 7.0, bel esordio pure questo ragazzo che non era in formissima, loro male, meglio così, ora chiudiamo il video e vediamo, ci vediamo insieme la classifica e i prossimi appuntamenti, dai. Ci siamo, un page della nostra mitica Lazio, leggendaria, con questi miti veramente forti. Vediamo subito la classifica, 21 gare ragazzi in campionato, guardate Juventus e Torino stanno facendo un campionato a parte, 52 punti dopo 21 gare, veramente tanti. Fiorentina segue terza a 42, noi a 41. Ci siamo presi un po' di distacco dalla Sampdoria, ben 3 punti che è quinta, e dal Genova 4 punti che è sesta. Poi c'è l'Inter, settima con 36 punti. Queste sono le squadre che si giocheranno fino all'Inter. Secondo me un posto in piazzamento europeo. Noi dobbiamo tentare di piazzarci in Champions League. Vorrei questo almeno e poi tentare di arrivare il più lontano possibile in Coppa Italia. Infatti, perché questo? Perché il prossimo video sicuramente vi farò vedere il 30 gennaio, subito fra 3 giorni, il quarto di finale di Coppa Italia proprio contro il Napoli al San Paolo, molto complicato. Poi giochiamo il 3 febbraio in casa col Perugia e poi la trasferta a Milano con l'Inter. Difficilissima quella gara, sarà molto complicata, ce le vediamo tutte e tre.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Beh, sì, ragazzi, per forza, like e condivisioni, mi raccomando, fatelo. 3 vittorie su 3 vi ho fatto vedere, insomma, una bella Lazio, bella anche questa tattica, con questo 4-2-3-1, sempre molto offensivo. Me la gioco con tutti, sono contento, avanti così. Forza Lazio, non molliamo mai, ovviamente questo è uno dei motti della mia Lazio, e ci vediamo alla prossima. E certo, con tutte le carriere, mi raccomando, vedetele e commentate, voglio sentire la vostra presenza, anche perché tra un pochino ci saranno belle novità, ragazzi. Alla prossima, col vostro Mr. Lollo e il Football Manager Club. Ciao ciao!